Buonasera, Francesco Palmisano, uno dei promotori della SOS Isole Pelagie. Allora io volevo dire solo una cosa. 1986, Gheddafi sicura Lampedusa, non ci è riuscito. 2009, Gheddafi con l'aiuto dello Stato italiano, Lampedusa abbattuta, affondata. Un saluto a Libera Espressione. Allora, buonasera Antonino. Allora, mi chiamo Giuseppe Costa, sono cittadino di Lampedusa. Niente, grazie per questo spazio e appunto che mi dai l'opportunità di esprimermi liberamente. Ancora il diritto di manifestare i propri pensieri, fortunatamente a Lampedusa c'è, contrariamente a tutti i diritti invece che vengono ultimamente negati ai cittadini di Lampedusa. Allora, volevo parlare anticipando una breve premessa che mi sconcerta tantissimo ed è appunto le dichiarazioni fatte dal ministro Roberto Maroni, dove afferma che a quanto pare creeranno un nuovo centro di accoglienza, lui li chiama carceri, aggiungendo tanto a Lampedusa di spazio ce n'è. E allora rimango sconcertato dalle dichiarazioni del ministro Maroni e quindi dello Stato. E allora a volte penso e dico: chi fa le leggi? Le fa lo Stato. E se lo Stato oggi non rispetta se stesso, come fa a rispettare i cittadini di un popolo? Lo sa lo Stato i problemi che Lampedusa ha? A volte mi chiedo se è a conoscenza dei problemi che Lampedusa ha. Lo Stato sa delle, io le chiamo delle tasse speciali, delle super tasse che i cittadini di Lampedusa pagano in più rispetto a qualsiasi altro cittadino del continente? Lo sa lo Stato che una donna in stato di gravidanza deve prima andare a controllare il suo conto in banca per vedere se può sostenere la partenza? A volte è successo pure che qualcuno non è riuscito a partire ed ha partorito a Lampedusa. Quanto costa ad una famiglia, ad una donna in stato di gravidanza partorire? Prendere l'aereo, pagarlo, vitto e alloggio per quanto riguarda almeno un componente del familiare, sono mila e mila euro. Se un ragazzo oggi gli viene in mente di intraprendere un altro indirizzo scolastico e non il liceo scientifico che abbiamo a Lampedusa, e sono spese per la famiglia, non esistono fondi importanti che sostengono appunto e aiutano le famiglie per quanto riguarda gli studenti che sono fuori da Lampedusa? Per il trasporto c'è da dire tantissimo. Per il trasporto aereo oggi abbiamo praticamente un trasporto aereo fatiscente, secondo me è un trasporto aereo che non esiste. Abbiamo dei trasporti aerei operati da TR42 che per alcune cose non sono idonee, come il trasporto di persone barellate e il trasporto di persone in carrozzella. Dicono che abbiamo una continuità territoriale, ma quale continuità territoriale che paghiamo in Lampedusa a Palermo più che un Palermo Milano? E aggiungiamo anche il caro gasolio, aggiungiamo tantissimi problemi. Allora, di problemi ne possiamo elencare tantissimi. E non basterebbe un secolo per elencare tutti i problemi che ha Lampedusa. Per concludere volevo lanciare un messaggio ai miei paesani, ai cittadini di Lampedusa. Fino ad oggi praticamente non ci siamo mai riuniti, anzi abbiamo fatto sempre le lotte tra di noi. Volevo lanciare un messaggio particolare a tutti i politici di Lampedusa. Spogliatevi, sverniciatevi del vostro colore, verniciatevi di bianco che è il colore della pace e venite in quella tenda a manifestare insieme a SOS Isole Pelagie. Siamo al collasso. Prego tutta la cittadinanza di manifestare in piazza.